DG Photo Art. It's media. It's art. Bilancio, no, sono, è ancora troppo presto per farlo, però sicuramente sono in un momento in cui sento di potermi prendere delle responsabilità, lavorativamente parlando, perché nella vita ormai già le ho prese, essendomi sposata e avendo una bimba, e quindi nella vita professionale questo è il momento di fare un percorso di un certo tipo, e questo spettacolo, diciamo che, come dire, è l'inizio di questo percorso che mi sono prefissata. È uno spettacolo impegnativo di Ana e le DD, e qui siamo qui al Teatro Augusteo dal 3 al 12 di marzo, ed è un percorso attoriale molto forte, entrare nella vita di questa donna, una donna amata, un'icona planetaria, appunto Lady Diana, che ha vissuto una vita breve ma molto intensa. Sono felice di aver interpretato a teatro la sua vita. Sono felice di portare in scena, grazie al testo di Vincenzo Incenso e alla regia di Vincenzo Incenso, questo spettacolo e la vita di questa donna così coraggiosa, così anticonformista, così piena di cose, ricca di sentimenti, piena di voglia di dare, e che tutta questa voglia che aveva lei di dare gliel'avevano un po', come dire, l'avevano un po' costretta in questo ruolo che non le apparteneva, che si è ritrovata a ricoprire ovviamente a 19 anni, era una bambina. Quindi sono felice di portarla in scena tutte le sere con grande entusiasmo e grande commozione. Gocce sul collo e sulle mani, piccoli brividi che danno non so che sensazione, che sei nuda tra tanta gente che non si accorge. Questi anni della mia carriera fino ad oggi ho fatto un po' tutto, dal teatro al cinema, alla fiction, a programmi, insomma c'è stato Sanremo, ho presentato Sanremo insieme al grande Pippo, quindi insomma ci sono state diverse cose molto diverse tra loro, ma comunque legate tutte da un filo, una linea che è sempre quella comunque. Fanno parte, sono sempre tutto l'uno dentro l'altra, e sicuramente il posto dove mi sento più a casa e dove sento di crescere ogni giorno, ogni sera, è il teatro, ma forse solo perché il teatro è una cosa che fai tutti i giorni, e dove sei da sola, quando sei sul palco sei veramente da sola, e c'è il pubblico, ci sono le persone con te in scena, ma comunque sei in quel momento, anche se devi dire due battute, ma sei veramente da sola, mentre quando sei in TV o al cinema fai parte di una macchina molto grossa, complessa, c'è il montaggio, TV, gli autori e poi i tagli, la TV a teatro non ci sono tagli, non ci sono montaggi, quindi credo che sia una grande prova per un attore, la casa, la vera palestra per un attore, e credo che non si possa fare questo lavoro senza passare dal teatro, ma anche se non è accaduto prima in una carriera di un attore, anche se accade dopo, va bene lo stesso, l'importante è passarci. L'Erzigova, la Falchi e Claudia Coll erano belle da vedere, l'Arcuri e la Castà sposavano successo e qualità. Che paura quando ho letto che nel 2003 Sanremo tocca Mi fa paura niente nella vita, sono arrivata alla conclusione che la vita non mi fa paura, mi piace perché è imprevedibile, perché ogni cosa è bella per quello che è, va presa per quello che è, senza troppe paranoie, senza troppe preoccupazioni, bisogna anche buttarsi a volte senza farsi troppe domande, quindi non ho paura del mondo dello spettacolo, perché poi è come la vita, il mondo dello spettacolo, tutti dicono ah perché voi così, ma insomma è come negli uffici, è come fare un altro tipo di lavoro, quindi
No, assolutamente non mi fa paura. A volte ci sono delle invidie che possono essere anche costruttive, no? C'è sempre un tra donne, per esempio, la rivalità, ma l'invidia trovo che sia un sentimento negativo che non porti a nulla, quindi quando le cose non sono costruttive non mi appartengono, non mi piacciono. Che riconfermerei è quella di sposarmi con l'uomo che amo e di avere una bambina, due, tre, quattro, tanti, forse, quindi di cominciare un poco prima. Quello forse è l'unico rimpianto, ma insomma, quindi lo rifarei mille volte. Avrei fatto tante cose, perché da bambina ero una bambina molto curiosa, mi piaceva fare le cose manuali, mia madre è un'artigiana, quindi ho imparato tanto da lei, e poi stavo studiando per diventare un architetto, e poi è bello poter cambiare pelle anche nella tua vita mille volte. È un modo per avere stimoli continui, per metterti in discussione, per non annoiarti. Sicuramente questo lavoro, il lavoro che faccio adesso, non mi annoia perché c'è un'adrenalina continua e ogni volta è sempre una cosa diversa, un personaggio diverso, quindi non mi annoio mai. Ma se avessi fatto altre cose, sicuramente mi sarei divertita in egual modo e avrei avuto modo di imparare tante, tante altre cose. Ma c'è ancora tempo, magari chissà mai nella vita cambierò mestiere. Casa che vorrei, e il mondo intorno a me. Mi dispiace non aver conosciuto Totò, Edoardo, insomma, ce ne sono tantissimi. Sicuramente loro due è l'unico rimpianto di non aver vissuto quegli anni, anche, non so, De Sica, Vittorio De Sica, gli anni della Dolce Vita, in cui il cinema era veramente... è stato il nostro cinema, è stato amato e riconosciuto in tutto il mondo, quindi mi avrebbe fatto piacere far parte di quel mondo, di quel momento del cinema italiano. Un saluto a tutti voi di Digi Photo Art, uno scioglilingua, eh? Ciao.